Buonasera e benvenuta. Buonasera, ben trovato. Grazie, sono Antonio Filippini, giornalista dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Avremo 10 minuti di tempo. Sì. Ci saranno i giornalisti, appunto, che tramite un collegamento WhatsApp forniranno le domande che io le leggerò e lei naturalmente dovrà poi fornirmi la sua risposta. Perfetto. È candidata alla presidenza della Regione Marche con Riconquistare l'Italia. Sì. Prima di partire con le domande, gliene faccio una io come una dichiarazione in merito a queste votazioni. Sì, senza dubbio siamo stati veramente molto penalizzati perché la circoscrizione più numerosa, quella di Ancona, purtroppo è stata resa inaccessibile dalla Regione Marche. Vediamo se ha torto o ragione, vedremo quali mosse fare poi in seguito all'esito delle votazioni. Quindi già questo ci ha penalizzato indubbiamente. Poi abbiamo avuto qualche penalizzazione anche da parte della carta stampata, qualche invito che non ci è stato recapitato da grandi realtà, parlo di Legambiente, parlo di Capodarco e altre realtà minori che non ci hanno invitato ai confronti con i candidati, quindi un po' sicuramente ci hanno un po' messo i bastoni tra le ruote. È la prima volta che ci candidiamo nella Regione Marche, siamo fiduciosi che comunque per il futuro avremo un seguito più numeroso. Grazie. Prima di passare alle domande dei giornalisti, li presento. Presento i giornalisti che sono in linea. Abbiamo Michele Romano dell'AGI, Marta Vescovi di TV Centro Marche, Martina Marinangeli del Corriere Adriatico, Daniele Gattucci di Vivere Fabriano, Manolita Scocco di TVRS, Daniele Romagna Rossini TV, Andrea Fiano di ETV, Francesco Benigni di Ancona Today, Diego Pierluigi di Piccolo News, Alice Gambacorta a Tele 2000, Luca Fabbe dell'Agenzia Dire, Daniele Carotti dell'Agenzia ANSA, Chiara Cascio, Password Magazine, e Maria Natalia Marchesini, IMTV. In chat ho scritto appunto ai colleghi giornalisti se ci sono domande, aspettiamo qualche minutino. Sì, poi bene. È appunto di Daniele Gattucci, di Vivere Fabriano. Chiedo di specificare cosa vuol dire con le penalizzazioni sulla circoscrizione d'Ancona. Sì, certo. Allora è successo questo. Essenzialmente la legge regionale delle Marche prevede che ci si possa candidare a presidente una volta raccolte le sottoscrizioni su almeno 3 province su 5. Noi abbiamo raccolto sottoscrizioni addirittura per 4 province su 5. E quindi ci aspettavamo che anche per la provincia d'Ancona, dove non sono state raccolte sottoscrizioni, potessimo candidare la lista quantomeno con il presidente. E la Regione Marche invece ha espresso parere contrario, nonostante ci sia una normativa nazionale che invece preveda la possibilità di eleggere, di votare il presidente anche per la circoscrizione Ancona, laddove non erano state raccolte sottoscrizioni. Questo è accaduto nel passato anche per altre regioni, anche nelle attuali votazioni, ad esempio in Liguria, in Puglia, e nel passato è accaduto in Abruzzo, nel Lazio. Non capiamo per quale motivo la Regione Marche si sia opposta a quanto prescritto dalla normativa nazionale. Non so se è stato chiaro un po' la situazione, se ci sono bisogni di ulteriori chiarimenti, ci sono, insomma, ecco qua. Te ne faccio una io intanto. Sì, va bene. Va, diciamo, questo percorso politico? Non ho capito, mi può ripetere per cortesia, Antonio?
Continuerà in questo percorso politico? Certamente, noi siamo, allora, i nostri militanti sono allenati alla pazienza e alla perseveranza, siamo persone molto tenaci perché crediamo nella serietà dei nostri valori, cioè noi abbiamo come base del nostro programma la Costituzione del 48, quindi niente ci può fermare, niente ci può far desistere dall'intento di portare avanti la nostra campagna nel tempo. E ovviamente i risultati si vedranno piano piano, lentamente, crescendo con il numero di soci, dei militanti sul territorio, crescendo la fiducia anche in noi, nel nostro programma, nel nostro partito. Quindi per noi questo è un inizio. Non eravamo presenti nella Regione Marche, noi non avevamo praticamente soci nella Regione Marche, quindi è stato tutto un partire da zero, con una campagna elettorale a costo zero. Basata appunto su poche persone, ma molto motivate. Quindi continueremo senza dubbio. Noi nel 2021 ci candidiamo a Roma, quindi ci siamo. Non abbandoniamo comunque i marchigiani, eh. Noi ci siamo sul territorio, permarremo. Volevo chiedere, nonostante le penalizzazioni che lamenta, di aver ricevuto come commenta questi primi dati che le danno allo 0,5% e quale sarà la strategia futura di conquistare le Marche. Allora, noi innanzitutto ce l'aspettavamo, cioè ci aspettavamo questi dati, senza dubbio, però non demordiamo, cioè è una situazione che è appunto, come dicevo prima, un punto di partenza. Quindi speriamo che quello 0,05 di persone che ci hanno votato poi diventino effettivamente soci militanti e ci aiutino a crescere sul territorio. È importante questo, è un inizio. Un inizio, va bene così. Anche il Movimento 5 Stelle, anche la Lega Nord sono partiti allo 0,00, quindi agli esordi. Per noi è un esordio, quindi va benissimo così. Il collega ha fatto un errore, riconquistare l'Italia e non le Marche. Sì, no, no, era il nostro slogan. È il nostro slogan, sì. Ultima domanda, di Natalia di MTV. Secondo lei nelle Marche c'è posto per nuove forme di politica? Ci sarà sempre posto laddove ci saranno dei cittadini coraggiosi che non cederanno al ricatto del voto utile e che intenderanno aderire ad un progetto politico. L'importante è quello, crederci. Sarà una persona oggi, due persone domani, tre persone dopodomani? Non è un problema. Noi per quelle persone ci batteremo. Attraverso quelle persone ci batteremo per tutti. Signora Alessandra, la ringrazio, saluto anche i giornalisti, grazie per la sua presenza e per le risposte. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro.